ci saranno adesso le possibilità di limare o ridurre spese militari di fronte alla crisi, anche gli impegni. Ecco, quello che non deve passare però, se siamo un paese che vogliamo essere di civiltà, di pace, eccetera, mettere in contrapposizione politica estera, cooperazione, spese militari, noi dobbiamo avere un concetto di politica estera che sia saldamente costituzionale e pronto ad obbedire alle esigenze laddove ce n'è la necessità di trasferire all'organizzazione internazionale una quota della tua sovranità, di poter partecipare a missioni di stabilizzazione, a missioni di pace. Io credo che il mondo proponga questo tipo di tema e nell'idea di Italia che ho io, noi non possiamo sottrarci a questo tipo di responsabilità. Siamo la settima potenza industriale del mondo e siamo uno dei primi 10 paesi più ricchi del mondo. Quindi il problema è che concetto hai del tuo ruolo nel mondo, dopodiché lo eserciti con la politica, con la cooperazione di sviluppo e anche con le spese militari. Poi se c'è da limare, tagliare, ridurre, vedere, perché c'è la crisi, si fa tutto. Però noi dobbiamo essere all'altezza di quello che si aspetta da noi un po' il mondo, senza strafare. Noi abbiamo, ripeto, mai fatto ombra a nessuno. Però con la dignità di essere italiani, io non accetto che si perda per strada questa cosa qui.